Volevo presentarvi però, non so se sul canale Telegram Massimo Coro Borga News, ho messo che uno in mezzo a noi è stato a Sanremo Christian. Com'è? Sì. Sanremo Christian Music Festival. Ok, Sanremo Christian Music Festival, il tempo del Diabolik Festival, quell'altro dove uno ha osato dire qualcosa sul fatto che non bisognerebbe uccidere tutti, è venuta fuori una polemica. Avete sentito quel ragazzo giovane che ha avuto il coraggio di dire qualcosa? L'hanno massacrato. Invece si può. Vabbè, meno male che ci sono anche altri festival cristiani, quindi Nazareno. Rubo proprio qualche minuto per parlare di questa esperienza che ho fatto. Appunto, come c'è il Sanremo della musica italiana, c'è anche il Sanremo della canzone cristiana da 3 anni, è un'esperienza abbastanza giovane. Io è già il secondo anno di fila che partecipo, l'anno scorso con una canzone dedicata a Gesù dal titolo Come ti ho visto in quel film. Non l'avevano accettata, mi hanno ripescato e poi mi hanno dato il premio della critica dedicato a Papa Giovanni Paolo II. E quest'anno invece con un'altra canzone dal titolo Ti prenderò teneramente, che vuol dire ti prenderò con rispetto e con amore. Io nella vita sono il sacrestano di una parrocchia e sono anche il ministro straordinario della comunione. E con questo titolo mi riferisco appunto a Gesù presente nell'Eucarestia. E ho voluto proprio esprimere l'emozione che può provare un comunissimo cristiano di parrocchia nel prendere Gesù tra le mani e distribuirlo alla gente. Ed esprimo anche la mia inferiorità rispetto a questo grande incarico che mi è stato dato, che lo faccio con umiltà e con onore. Ecco. Massimo, penso che abbia. L'abbiamo messo sul canale Telegram Massimo Coro Borga News, potete È condividerlo. uscito. Vabbè, un bel pezzo, a prescindere dal fatto che l'ho scritto io, però no, adesso è così. Modestia a Oh, parte. modesto. No, modesto a parte. È No, uscito beh. un bel pezzo, sia musicalmente, ma anche per il testo che, guarda, io voglio lanciare un messaggio che aiuti un po' tutti a riflettere Di nuovo sull'Eucaristia. sulla grande opportunità che abbiamo noi cristiani cattolici di ricevere in questo modo molto concreto il Signore. Ascoltatela e fatela ascoltare. Grazie Hai mille. preso quindi un. Quest'anno, mi dimenticavo, è questo il premio che mi hanno conferito. Era presente un noto produttore, Enzo Longobardi, che ha prodotto per artisti importanti e mi ha voluto conferire questo premio perché gli è piaciuta la canzone, gli è piaciuta l'esibizione. Comunque, e volevo condividere questa gioia con voi portandovelo. Grazie. Bene, grazie a te, grazie a voi soprattutto.